provare, che si chiama Impara a dire no, che appunto spiego in questa serie di video, brevi di 1 minuto, 2 minuti ognuno, dove spiego come imparare a dire no. Perché quante volte, no? Quante volte avremmo voluto dire no e invece abbiamo detto sì perché gli altri se lo aspettavano, ecco. Silvia, mi scrive in privato, queste domande qui non rispondo pubblicamente perché insomma non mi sembra nemmeno di... Quindi la Sirius si acquista, quella costerà 2 euro, credo 3 euro, sono dei piccoli video dove però spiego delle cose un po' più approfondite rispetto ai video qui su TikTok che faccio, diciamo così, normali. No, nessun problema Silvia, è tranquilla. Non... Se no, diciamo, monopolizzi la live con la tua domanda e quindi magari... Ecco, nessun problema, figurati, fossero tutte educate come lei, Silvia, saremmo a posto su TikTok, c'è cioè veramente di tutto, quindi anzi, quasi quasi ci si meraviglia se troviamo una persona educata. Quindi bene, no, no, la ringrazio comunque della sua educazione. Che purtroppo sta diventando una cosa rara. Miki dice: quando ho iniziato a dire no, ho creato tanti litigi. Beh, sì, in questo video della Sirius, che è ancora in approvazione, io proprio spiego questo meccanismo come funziona. Si creano litigi perché gli altri non se l'aspettano. E quindi dice: ma poi, anzi, diventi pure stronzo, stronza, no? Se dici no, quando magari li hai abituati, hai detto sì per una vita. Allora, anche io Silvia dice, è vero, dice, Fortunato dice, più che si aspettavano gli altri, ero per non far star male gli altri. Oh, saluti da Bari, ciao, saluti da Vienna, soprattutto da dare dei limiti. Sì, infatti ora appena esce questa series, nel prossimo video metterò il link, quindi il video costa 2,99 euro. E poi ce l'avrete sempre, chiaramente, quindi potrete vederlo tutte le volte che volete. Ma ci sono dei contenuti esclusivi, appunto, per chi vuole approfondire questo problema del dire no. Anzi, del non sapere dire no, perché se uno sapesse dire no, tanti problemi se li eviterebbe, giusto? Buonasera. Per cui sì, poi adesso ho fatto anche qualche video in inglese. Oh, grazie Patrizia, veramente. Oh, che bel. Grazie al complimento, che bel cognome. Questa libertà, diciamo. Io conoscevo tanti anni fa un signore che si chiamava Paul Mazzolini. Sapete chi è Paul Mazzolini? Paul Mazzolini è Gazebo, il cantante degli anni Ottanta. Ma io non l'avevo proprio riconosciuto perché l'ho incontrato qualche anno fa, ma proprio non ci avevo neanche pensato. Lui si è presentato come Paul e quindi Paul Mazzolini, poi, e poi è venuto fuori che era Gazebo. Allora, user, no, mi scrive in privato. Queste cose qui è meglio se mi scrivete in privato perché sennò monopolizziamo la live. Quindi non va bene così. Scrivetemi in privato, faccio anche consulenze online e poi non so adesso dove lo trovo. C'è il mio libro, non lo so se è rientrato su Amazon perché non ho avuto tempo di vedere. C'è il libro che si chiama Gli amici si vedono nel momento del bisogno, i parenti ai funerali e ai matrimoni. Ecco, questo è il titolo, un libro comico, ovviamente con le soluzioni, ma che apre gli occhi sulla famiglia disfunzionale che a volte, ahimè, chi ci capita sembra normale. Ogni tanto si blocca la live, sì. Dice, io lo vorrei il suo libro. Può andare su Amazon e lo trova. O meglio, fino a qualche giorno fa la prima stampa era esaurita. Quindi è in ristampa e non so quando, perché oggi non ho controllato se era disponibile o no. Fino a 2 giorni fa ancora no, perché sono state vendute tante copie, visto che i miei video poi sono tanti, sono andati virali su TikTok e tanti quindi hanno
deciso di, diciamo così, di comprare il libro. Ne ho scritti altri, comunque, Sono nato con la camicia di forza, L'algoritmo della felicità, è un libro fotografico sulla Toscana, dove io ho scritto i testi, invece, diciamo così, questa fotografa famosa che ha lavorato con U2, con Sting, eccetera, ha messo le fotografie. Perché mi ci vedo? Quando vado su video ogni punto mi viene da riflettere perché mi ci vedo. Bene, 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 bene. Lei ha mai avuto problemi di dire no? Quando ero più giovane sì, certo che li ho avuti. Ho avuto problemi a dire no perché mi sentivo cattivo, mi sentivo... anche perché ero cresciuto con l'idea che comunque tutti fossero più bravi di me, tutti fossero più... qualcuno aveva sempre qualcosa più di me. Buonasera, Giorgio. Poi ho imparato invece che bisogna imparare dalle persone migliori di noi. Dice, sono la tipica che dice sempre sì, ci si può trovare a volte nei guai, nel senso che magari si dice sempre sì e magari facciamo delle cose che non vorremmo fare e poi ci pentiamo, ecco, nei guai in questo senso. Miki dice lo stesso anche io. Sì. Io si dice soffro di sensi di inferiorità, infatti. Il non sentirsi adeguati gioca dei brutti scherzi, ma quello viene un po' dalla tua storia, perché noi purtroppo, ahimè, ahi noi, siamo influenzati dalla storia che abbiamo avuto e ci vuole una gran fatica per pulirsi dalla nostra storia. Ci vuole veramente una gran fatica. Buonasera Patti, buonasera, buonasera Patti. Benvenuta in questa live. Beh, non è facile, penso. Beh, io credo che nella vita, poi ho imparato dalla mia esperienza, che nulla è facile, specialmente all'inizio. Non è facile perché dobbiamo imparare, c'è questo processo, no? Che l'apprendimento, che quando andavamo alla scuola elementare abbiamo cominciato a scrivere, vi ricordate le letterine come le facevamo, poi scrivevamo storto sul quaderno, poi però adesso come scriviamo? Benissimo, cioè senza problemi, siamo capaci di scrivere e pensare a un'altra cosa. Io quando ho imparato a sciare, perché dovete sapere che sono sposato con un'austriaca, lei mi ha portato in montagna, io non avevo mai sciato in vita mia. Beh, i primi 2 giorni ero sempre con la faccia nella neve, poi piano piano adesso scio abbastanza bene. Grazie Giorgia. Influenzati soprattutto quando queste etichette provengono dai propri genitori. Beh, sì, siamo un po', diciamo, non so ora quanti anni ha lei, ma io sono del 70, quindi sono cresciuto con la mentalità dell'ancora. I miei genitori erano bambini durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi devo pensare che sono rimasti fortemente traumatizzati da quelle condizioni economiche, anche condizioni alimentari, condizioni familiari, tanti figli, pochi soldi. E quindi sono cresciuti con l'idea che i figli fossero solamente degli oggetti, qualche cosa da usare. Questo la maggior parte, chiaramente non tutti. Se è una domanda, sì, fino a 18 anni sono cresciuto in Calabria. Poi me ne sono andato a Firenze, poi sono stato in Inghilterra, poi sono tornato a Pisa e adesso vivo a Vienna. E credo che non so se ancora... Credo che ancora non sia finita, perché boh, magari se c'è l'occasione, un'opportunità di lavoro, sono pronto comunque a lasciare Vienna e andare da un'altra parte, assolutamente. Anch'io sono calabrese, ma vivo in Sicilia, perfetto. Bellissima Vienna, assolutamente. Vienna è veramente bella, bella, bella. Io quello che amo di Vienna, veramente, sono i trasporti. Grazie Luigi. Allora, sono stato in Toscana a giugno. Ho sempre la mia casa in Toscana chiusa, ma ce l'ho sempre. E io quello che amo di Vienna sono i trasporti, vi spiego in che modo. Io credo di non aver aspettato più di 4 minuti un autobus, un tram, una metropolitana. Posso raggiungere qualsiasi posto nel giro di un'ora e poi c'è una cosa bellissima. Oh, buonasera Natasha. C'è una cosa bellissima dei trasporti viennesi, che
cioè dei trasporti austriaci. Allora, tu puoi fare una sorta di abbonamento. Oggi è il, ci vogliono gli occhiali, 16 di ottobre. Allora, tu puoi fare oggi questo abbonamento che si chiama Clima Ticket, che è una carta che costa 3 euro al giorno per un anno, parte da oggi, quindi fino al 15 ottobre del 2024. E con questa carta di 1095 euro tu puoi prendere tutti i treni, tutti gli autobus, tutti i mezzi della compagnia ÖBB, For, insomma, tutte quelle che ci sono in Austria con quella tessera gratis. Quindi se io vado a Linz e a Linz devo prendere un autobus per andare in un paesino, vale sempre quella carta lì. Se io devo andare a Salisburgo, vale quella carta lì. Se io devo viaggiare dentro Vienna, vale quella carta lì. Se io devo viaggiare dentro Klagenfurt, vale quella carta lì. Per cui immaginatevi che bellezza, cioè con questi 1095 euro tu ti sei tolto il pensiero di tutti i trasporti nazionali e in più sono puntuali, efficienti e puliti. Quindi questa è una cosa che io dell'Austria amo proprio. È una cosa, si vede che in Italia mi è mancata. Grazie, grazie. Sono organizzati benissimo. I trasporti sono eccezionali. Oggi dovevo andare fuori Vienna, era parecchio lontano, ma in un'ora di treno barra autobus ci sono arrivato, ma con una facilità non ho dovuto neanche aspettare. Sono arrivato a Floridsdorf, poi da Floridsdorf ho preso questo autobus che mi ha portato in questo paesino. E al ritorno all'ora di pranzo ero già a casa, cioè devo fare questa cosa veloce, quindi. Per cui, e questo Clima Ticket è favoloso. Con 1095 euro, cioè con 3 euro al giorno, tu puoi viaggiare gratis, gratis. Puoi viaggiare in tutta l'Austria con questo pass, diciamo che è un pass nazionale. Quindi fantastico, veramente. Anche in Italia non si attende mai. No, vabbè. Qui qualche volta i treni fanno ritardo, ma perché ci sono dei lavori magari? Stanno facendo dei lavori lungo la linea e quindi un treno può avere 10 minuti di ritardo, ma mi sarà capitato 3 volte in 2 anni, ecco. Per cui sì, quello che amo davvero sono i trasporti qui a Vienna, veramente, veramente, veramente. Grazie, dottore, allora parla un po' tedesco, sì, cioè, per forza, ovvero affogare, ich muss. Qui lo sogniamo. Eh sì, però è chiaro che poi non è l'Eldorado, nel senso, l'ho sempre detto, la vita sociale non è granché. Però diciamo che ci sono tanti stranieri, è una città internazionale, quindi magari si sono un po' sciolti gli austriaci e quindi riusciamo comunque a fare amicizie, eccetera. Das ist gut. Dankeschön. Saluti da Napoli, Giulia. Ciao, 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 bellissima Napoli. Natascia dice i mezzi di locomozione sono i bradipi. Allora, dico questa cosa, Natascia, usciamo dal discorso. Ho visto la tua foto con Manuela Arcuri su Facebook. Fantastica. Per cui fate tap tap sulla live, condividetela. C'è la Series, qui dovrebbe essere, che potete acquistare. Una è sulla mente che inganna e un'altra sono dei video. E l'altra è che deve essere ancora in approvazione, che si chiama Saper dire no. Approfondisco questo argomento. Per cui, diciamo che normalmente quando si è giovani è più difficile dire no, da adulti bisognerebbe essere sempre un po', bisogna, cioè, potrebbe essere più facile, ma sembra che no, non è per tutti così. Buonasera, Rose Flower. Per cui sì, ecco, quello che amo tantissimo, ritornando al discorso di prima, è proprio i trasporti qui a Vienna. E anche, diciamo così, il clima, perché sì, fa freddo, però è un freddo secco, non ha piovuto tanto, non piove tanto, quindi poi 2 volte l'anno vediamo la neve, ecco, una cosa che mi è sempre mancata. Quindi si mangia bene, dice. Sì, ma la cucina austriaca a me piace, Wiener Schnitzel, mi piace i Knödel, poi vabbè, i würstel sono fantastici. Dopo che hai mangiato i würstel qui, in Italia non li mangi più, perché proprio, poi vabbè,
Cucina italiana, niente da dire, per carità, non è che possiamo fare, sono due cose diverse, non possiamo fare confronti. Dice Natasha che ho visto la sua foto con l'Arcuri, dice l'Arcuri top, io lasciamo perdere. No, invece stavi bene, eri molto carina in quella foto. Per cui sì, ecco, la cucina austriaca mi piace molto. Poi mi piace... Un saluto dottore, dice Alex, ne approfitto visto che è online. Sì. È bella, diciamo anche la buona la cucina austriaca, mi piace perché con quel freddo invoglia proprio a mangiare i wurstel. C'hanno anche il vino buono qui, niente... Non si può paragonare al vino italiano, assolutamente, perché il vino italiano è proprio un'altra categoria, è proprio molto molto più buono. Però è buono anche qui, ecco, magari i vini bianchi, perché c'è il clima più adatto ai vini bianchi, che sono buoni. Poi comunque, dopo che hanno bevuto con gli austriaci ci si sta benissimo, ma devono bere per sciogliere questa corazza, no, questa rigidità, lavoro, 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 ecco. Biagio dice, buonasera dottore, ma dipendenza affettiva e ansia d'abbandono, mi può dare una spiegazione tecnica? Ah, interessante. Ok, dipendenza ansia d'abbandono. Beh, la spiegazione tecnica è che diciamo che non siamo stati sufficientemente gratificati dal genitore o dalle persone che si sono prese cura di noi, quindi abbiamo sempre paura di non essere abbastanza. E la dipendenza affettiva è non mi abbandonare perché io senza di te non esisto. Oppure ci può essere un altro risvolto, che è il sono perché faccio. Cioè, se non faccio niente, tu non mi ami. E quindi si può scivolare facilmente in quest'ansia d'abbandono. Cioè, io devo fare molto per essere amato. Te lo dico perché l'ho avuta anch'io questa cosa, del sono perché faccio. Perché pensavo che potessi essere amato non in quanto io persona, ma in quanto... Sono qualcuno perché faccio qualcosa di bello e di importante e allora qualcuno mi amerà per questo. E invece poi mi sono reso conto che, meno male, non è così, perché ognuno è degno di amore, di essere amato e quindi a prescindere da quello che fa. Certo, se poi insomma fa delle cose poco gradevoli, allora anche no. Ma chi è affetto da queste cose tradisce, sì. Sì, assolutamente. Allora, il tradimento è un terminale di una condizione di disagio, perché se uno sta bene in una storia, comunque c'è una storia solida e non ha certe paure, intanto le condivide. E poi, se io sto male, anziché tradirti, parlo con te. Questa dovrebbe essere la situazione ideale, ma quasi sempre non è così. Per cui ti tradisco perché così nel caso tu mi dovessi lasciare, nel caso della dipendenza affettiva, sto parlando, nel caso in cui tu mi dovessi lasciare, io ho subito un'altra persona che mi rimpiazza questo buco, questo vuoto. Quindi per quello tradiscono anche le persone. Quindi il tradimento è il terminale di un disagio, cioè anziché parlare di un disagio io ti tradisco. Che teoricamente è anche più facile perché rimane tutto nascosto e tutto lì. Tutto lì. Invece, per evitare il tradimento, bisognerebbe parlare anche di un'intenzione di tradimento. Dire magari ci vogliono le palle, però dici magari guarda, quella persona lì mi piace, lo dico a mio marito, a mia moglie, e quindi dobbiamo capire anche insieme perché questa persona, cosa manca nella mia relazione, perché io ne vado a cercare un'altra persona. Perché di solito si tradisce. Quando nella storia extra, cioè fuori dal matrimonio, dalla convivenza, eccetera, si trova qualche cosa che manca nella storia, diciamo così, ufficiale. Ecco. Natascia dice: l'intenzione è peggio. Ma non è uguale alla fine. L'intenzione, così come il tradimento poi proprio di ciccia, penso che insomma è un disagio lo stesso comunque. Buonasera Fatima, buonasera user. Dice io da sempre se mi succede qualcosa, specie di brutto, mi rimane fisso nella testa. Beh, quello è normale perché si arriva al disturbo post-traumatico da stress. Quando si fa un incidente, quell'incidente ci ronza nella testa perché un po' va metabolizzato. Per cui rimane nella testa per un po' finché non viene smaltito, un po' come un vetro che si sporca e piano piano bisogna pulirlo. Fate tap tap sulla live, condividetela, acquistate la series.
Perché tante persone mi hanno detto, ah, dice, per le sedute online, dice, non me lo posso permettere di fare le sedute online con lei perché costa molto caro. E vabbè, io dico, però potete acquistare magari le series, ora la seconda è in approvazione. La prima si chiama La mente ti inganna, quindi sembra proprio una cosa estranea a noi. E l'altra è, deve essere ancora in approvazione, si chiama Impara a dire no. Quindi quella costa 2,90 euro, qualcosa del genere, 1,99 euro. Ecco, sono dei video che faccio con dei contenuti più particolari, quindi sono in vendita qui su TikTok. Quindi non costano quanto un incontro online con me, ma comunque contengono delle informazioni che possono esservi di grande aiuto, che possono aiutarvi. Buonasera Antonella. Oh, lo sapete, Natascia, lo sai che parlo con te, lo sai che ancora c'è qualcuno che ancora non ha capito che il profilo dell'uomo del futuro è un'altra cosa, cioè veramente ancora qualcuno spunta, si vede che vabbè, è andata così. Allora, Rose Flower dice quanto costa? Allora, il mio incontro online costa 110 euro, dura 60 minuti e diciamo che non è obbligatorio perché le persone hanno come dire, questo imprinting, no, della psicologia. Cioè che se io prendo un appuntamento con Avolio, devo andarci tutte le settimane. Non funziona così. Prego, non funziona così. Perché ogni persona ha le sue esigenze. Ci sono persone che hanno bisogno di 2 settimane. Ci sono persone che vengono una volta sola e poi non vengono più perché comunque hanno capito delle cose. Cioè non è che si firma un contratto, invece c'è ancora questa credenza che comunque certo, se si viene magari 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, si acquisisce una bella solidità, chiaramente. Però non è obbligatorio, ecco. Quindi uno può dire intanto vado a provare, vediamo com'è. Ecco, e vi assicuro che anche una volta al mese ha i suoi benefici, però è chiaro che, come dire, come percorso bisognerebbe consolidarlo, ma non è obbligatorio, per cui. Ecco, cioè, secondo me l'ideale sarebbe che ognuno potesse avere a disposizione una persona come me con queste competenze tutte le volte che vuole. Ecco, cioè, non ci vediamo da 3 mesi, oggi voglio andare a fare una chiacchierata in America, se ne fa un uso spropositato di questa cosa. Tutti, dai più grandi manager, anche all'impiegato della TNT, vanno dallo psicologo giusto per pulire un po' di pensieri negativi. Ecco. Cosa potrebbero sviluppare i figli di un tossicodipendente? Questa è una bella domanda. Beh, dipende come sono stati cresciuti. Sicuramente angoscia, perché il genitore tossicodipendente è angosciato, quindi trasmette questa cosa. Quindi sicuramente un figlio angosciato dove non ha dei riferimenti, diciamo così, stabili, perché come dire, il tossicodipendente quando va in carving, cioè che la ricerca proprio della dose di droga per calmare, diciamo così, l'astinenza, viene trasmessa anche al figlio, quindi il figlio sicuramente nasce con una personalità molto complessa, cioè diventa una persona molto complessa poi. In Italia invece si fa ancora con appuntamento settimanale. Io lascio la libertà alle persone che vogliono interagire con me online o anche qui nel mio studio di Vienna. Ci sono persone che vengono ogni 3 settimane, c'è chi viene ogni 4, chi viene tutte le settimane. Cioè, lo decidiamo insieme perché non è obbligatorio, perché una persona può anche dire, anche se ho i soldi per andare tutte le settimane, però sento che non è una cosa che mi fa stare bene andare tutte le settimane, ho bisogno di più tempo tra un incontro e l'altro. Benissimo, ben venga. Quindi, buonasera. Dici in che senso complessa? Beh, sicuramente instabile dal punto di vista umorale, questa è l'unica cosa che ti posso dire, poi ogni caso è a sé. Quindi, secondo me, ecco, questa cosa in Italia ancora c'è questa cosa di dire, ma allora. Devo andare tutte le settimane, non mi posso permettere 400 euro al mese, non ci vado. Io questa cosa non la spiego, però voglio dire, ognuno deve sentire dentro la necessità di parlare, anche
ve l'ho detto, anche negli Stati Uniti ci sono questo uso spropositato della psicologia dove appunto, come dire, ci sono dei dirigenti di azienda, non è che bisogna stare male. Diciamo così, farsi ascoltare, ascoltare un punto di vista esterno alla propria situazione che non è coinvolto, che è neutro, aiuta tantissimo, perché magari ci fa pensare a delle soluzioni alle quali non avevamo pensato. Certamente, sì, alzi, hai zile, è così, sì. Lucia dice, quanto costa una visita online? Allora, un incontro online, lo dicevo poco fa, costa 110 euro, dura 60 minuti, ma, come appunto stavo dicendo, non so se era in diretta, se era collegata, non è obbligatorio venire tutte le settimane. Ha i suoi benefici, anche se uno, perché ognuno poi ha i suoi tempi, anche economici, però ci sono persone che magari, pur avendo i soldi, non sentono la necessità di vedermi tutte le settimane. Quindi, poi, tra le altre cose, mi piacerebbe più avanti arrivare al punto in cui le persone risolvono in 4-5 volte con me. Questo mi piacerebbe tanto, perché ho visto che dopo 3-4 volte già c'è un cambiamento veramente forte, forte, forte. Questo è dovuto anche magari a una, io sono una sorta di nipote d'arte, nel senso che il mio bisnonno era un pranoterapeuta a fine 800, quindi può darsi che io abbia ereditato questa capacità. Buonasera Angela, per cui credo anche che sia questo, perché quando si lavora con l'energia, non con le parole sono un mezzo, ma uno deve trasmettere l'energia. Quando si lavora con l'energia, poi, ripeto, io l'ho sempre detto, persone un anno e mezzo da me non le voglio, cioè vuol dire che ti stai attaccando a me, io a me i tuoi soldi non mi interessano, a me interessa che dopo un po' tu sia libero, che abbia trovato gli strumenti giusti per andare a raggiungere qualcosa nel mondo. Ecco, poi tu vieni 2 anni da me, mi porti i soldi, la tua vita non cambia un cavolo, è anche, come dire, deludente per me, ecco. Lucia dice, io mi autopsicanalizzo, aiuto molto gli altri, ma mi capita ogni tanto di non riuscire a scari. Ah, tipo vai in burnout. Oh, grazie Davide. Volevo dirle che lei è un grande, mi ha scritto Davide. Grazie, grazie, grazie. Voi ci pensate che, allora io vi dico questa cosa, fino a settembre. Il 1 settembre io avevo 6.000 followers sul canale TikTok, che non sono tanti. Poi cosa è successo? A un certo punto, boh, è come se mi fosse scattato qualcosa. Dice, adesso voglio fare i video come piace a me. Mi voglio divertire, non me ne frega niente quanti follower c'ho, non mi interessa. Dal 1 settembre, che ero 6.600, ora sono più di 30.000. Ma evidentemente è scattato qualcosa, per cui sono molto contento di questo. Mi segue sempre. Grazie Davide, la seguo sempre. Grazie Anto, buonasera. Esiste una correlazione tra alimentazione e rapporto con la madre? In che senso? Nella gestazione o... Ti seguo da un po', dice Adriano, i tuoi consigli mi fanno stare bene. Bene, sì. Mi piace il suo modo di interpretare la terapia, un po' come Socrate e la maieutica. Sì, ripeto, assolutamente, per me il percorso terapeutico, il percorso comunque, cioè da me può venire anche una persona che sta bene per stare ancora meglio, cioè lo scopo è quello. Rose dice, ha fatto dei video sui genitori tossici, è stato superlativo. Beh sì, ce ne sono tanti altri anche sul canale YouTube che li ho fatti, perché YouTube l'ho iniziato prima di TikTok, quindi ci sono più video su questi argomenti. Non riesco ad avere una vita in coppia ogni 5 anni, non va più e ci lasciamo. Ah beh, allora vuol dire che arrivi a quel limite. Io avevo i 3 anni di limite, ogni 3 anni mi succedeva. Poi ho lavorato su me stesso, sono riuscito a dire delle cose e quindi mi sono liberato, mia moglie ha accettato questa cosa, infatti poi appunto è diventata mia moglie. Allora,
Fortunato dice genuino, sincero, diretto, è un modo chiaro di comunicare ed ascoltarla sempre con piacere. Grazie. Pensare che quando ero adolescente ero, sì, scherzavo, ridevo, però non, avevo molta paura della gente. Cosa può essere? Beh, Angela, è che arrivi a un punto, è un limite tuo e a un certo punto devi lavorare su questo limite, se no, come diceva Freud, la coazione a ripetere, ogni 5 anni ti ricapitano sempre le stesse cose. Ops, istruttivi, benissimo. Se è una domanda, Rosita, allora io sono cresciuto in Calabria e poi mi sono laureato a Firenze, poi sono vissuto in Inghilterra, ho vissuto a Pisa e ora vivo in Austria, a Vienna, esattamente da dove sto trasmettendo in questo momento. Buonasera, Flower. Fate tap tap sulla live, condividetela, andatevi a vedere anche la Sirius che costa. Una costa 9,50 euro e un'altra costa 1,90 euro, quello sul saper dire no. È qui fissata sulla live, la Sirius dovrebbe essere qui, non so se la vedete. Credo, non so come la vedete voi. Rosita dice sei bravissimo, grazie Rosita. Se una bambina ha avuto una madre assente, da grande si sviluppa un rapporto difficile con il cibo. Non è detto, non è detto. Quello non dipende sempre come reagisce la nostra psiche a queste cose. Esiste una correlazione. Allora, credo che esistono degli studi americani degli anni 70 che, diciamo così, confermano questa tua cosa che hai detto, però, ripeto, non. È sempre una probabilità, non è mai una certezza, perché l'uno non esiste in statistica. Io sono cresciuto a Cosenza, Bossio. Mi piacciono tantissimi i suoi pensieri, dice Flower, e ciò che esprime mi appartengono molto. Grazie, io sono contento, almeno la tecnologia ci è d'aiuto. La tecnologia ci è d'aiuto e invece di, come dire, una. 20 anni fa, 30 anni fa, questa cosa non sarebbe stata possibile. Ah, vicino, io a Mantea. Allora, ad Amantea c'era, ora chiuso, il ristorante che si chiamava La Locanda di Mare e con la proprietaria siamo andati a scuola insieme. Siamo stati compagni di classe 5 anni al liceo con Maria. Non so se conosci, sicuramente se sei di Amantea. Io andavo al mare a Cetraro, la casa a Cetraro ancora. Sì, certo, la conosco. Ecco, Maria Filippo si chiama. Quindi se la vedi ad Amantea salutamela, dì il tuo compagno di classe che abita a Vienna adesso. Viva Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, dice la Calabria, nata a Cariati. Corigliano Rossano. Sì, Rossano conosco, non ci sono mai stato, però conosco. È sulla parte ionica. Vabbè, sono all'estero. Vabbè, sono all'estero anch'io, quindi andrei l'estate prossima a Natale, immagino. E poi di Amantea io conosco pure Felice Bruno, che è un bravissimo musicista. Per lavoro, speriamo. Eh sì, assolutamente. Noi calabresi siamo condannati a abbandonare la nostra terra per cercare fortuna altrove. Sì, lo conosco di vista. Ok, Felice è uno piccolino. Sì, Felice. Abbiamo fatto qualche spettacolo teatrale insieme, ma tanti, tanti anni fa, penso una trentina di anni fa. Un'estate ad Amantea c'era una festa. E siccome io facevo teatro e cinema, allora lui mi chiamò per recitare una poesia, mi ricordo. Io anche chitarrista per hobby. Infatti vedo che c'è la chitarra nella tua immagine di profilo. Ciao Luca 79, buonasera. Per cui, ecco. Come accettare, senza stomaco che costa mia da quasi 2 anni? Eh beh, come? Prima o poi lo accetterai, però, cioè, non è che è una cosa che magicamente succede, devi. Come dire, prima lo accetti meglio è, quello che accetti non ti fa niente, quello che invece non accetti ti fa stare male, per cui.
Angela dice, ma tu potessi aiutare sulla mia situazione che sono stanca di vivere sempre da sola. Beh, Angela, io faccio consulenze online, lo dicevo prima, quindi posso aiutare le persone online e quindi mi scrive in privato così le spiego come funziona. E quindi dai, bene, accettare vuol dire arrendersi. No, no, nel senso che... Allora, arrendersi non è un inteso in maniera negativa. Io quando mi sono arreso all'amore ho vinto. Spiego in che senso. Io avevo paura perché pensavo che se io amo una persona e poi questa persona mi lascia, soffro. Allora, per evitare di soffrire, allora mi tenevo abbottonato. Però poi l'amore non è... Cioè, si arriva a un'età in cui l'amore, almeno a me è successo così, si arriva a un'età in cui l'amore... Prego, Angelo. Grazie, Bossio. Allora, l'amore a un certo punto diventa una cosa che va oltre amare una persona. Buona serata, Ida. Va oltre amare una persona, quindi a un certo punto diventi parte della natura, perché siamo parte della natura. E allora ti piace il tramonto, ti piacciono gli alberi, ti piacciono i fiori, vedete io qui. Questi non sto dicendo una bugia, questi li ho comprati io oggi perché in casa mia ci devono stare i fiori, perché fanno parte della natura, perché i colori, tutte queste cose sono bellissime. E allora a quel punto ho cominciato ad arrendermi in questo senso, ho cominciato ad accettare l'idea che siamo talmente piccoli che tanto vale smettere di pensare, di fare tante cose. Ho perso i miei occhiali. Giorgio dice accettazione come consapevolezza e non come rassegnazione. Esatto. Io sono proprio, ora ve lo dico in confidenza, io sono proprio contento di essere al mondo, ci cioè sono molto felice. Chiaramente ho i problemi anch'io, però nonostante i problemi che abbiamo tutti, io sono molto felice di stare, sono contento di vivere. Sono sempre stato contento di vivere, anche quando ho vissuto in una famiglia molto problematica, quindi eppure sono molto felice lo stesso, perché sono riuscito a liberarmi di tante angosce, di tante cose, solamente quando ho detto, ma... Non occorre sbattersi più di tanto per essere felice, ma proprio no. Ecco, questo è il senso. Buonasera. Ecco, non riusciva a spiegarmi, c'è cioè, libertà e serenità, ma mi ha risposto facendo l'esempio dei fiori. Sì, esatto. Beh, non sono, diciamo così, sono anche un po' sognatore, ma non del tutto, perché comunque mi piacciono molto le passeggiate nei boschi, mi piace molto nuotare, mi piace molto correre, fare sport. Incontrare le persone, beh, devo dire che mi piace tutto, ecco, quello. Per cui questo è stato arrendersi, appunto, come diceva prima qualcuno, arrendersi intesa come consapevolezza. Dice Girasole, dice anche io amo la vita nonostante tutto. Beh, io credo che ci guadagniamo sempre con la vita, anche quando le cose vanno male. Freud diceva, nella vita sono stato un uomo fortunato. Niente mi è stato facile, perché tante volte dici magari potessimo avere consapevolezza senza dolore, ma evidentemente non si può. Bossi dice, dottore, non riesco a trovare l'anima gemella. Mission impossible. Beh, se già parti così, allora diventerà impossible. Attento a come pensi, perché è quello che succede. I fiori mi piacciono nei campi non recisi. Beh, anche quello è vero, sì. Infatti non c'è una cosa, dice Natascia, in cui non eccelle. Questo perché ama e rispetta tutto, il tutto. Sì, perché, ripeto, io non ho pregiudizi nei confronti delle persone. Questa è una cosa molto difficile. L'ho acquisita negli anni, mi sono proprio pulito. Però, boh, anche perché l'idea per me della morte è un'idea... Come dire, un giorno non ci sarò più, le mie funzioni fisiologiche cesseranno,
il mio corpo non esisterà più, si dissolverà. Quindi magari se non c'è niente avrò tempo di riposare, per cui adesso è bene mordere e addentare la vita, quell'emozione, quell'adrenalina, anche quando le cose vanno male. Però va bene così. Bisogna crederci davvero, sì. Io penso sempre positivo. Diciamo che bisogna anche il sentimento ci vuole. Sapere che siamo degni di essere amati, questa è una cosa importante. Giorgio dice: trovare la persona giusta è anche fortuna. Boh, io non lo so se non saprei spiegare. Allora, il concetto della fortuna un po' non mi appartiene, perché non saprei dirti se la fortuna esiste o ce la siamo andata a cercare noi o le cose dovevano andare in quel modo. Perché nell'economia dell'universo, poi, magari noi attribuiamo a un evento, diciamo, ah, che sfortuna che ho avuto, mi è successa questa cosa. Però nell'economia dell'universo magari aveva senso quella cosa. Qualcuno ha detto che ci reincarneremo, no, eh? Avere un uomo pessimista accanto, che palle, che si fa? È un gran casino. Come si fa ad essere positivi se va sempre tutto male? Beh, filo, ma se tu sei negativo cosa cambia? Va sempre tutto male lo stesso, tanto vale. Vi voglio raccontare questa storia in un'intervista di Jim Carrey, l'attore canadese naturalizzato americano. Jim Carrey in questa intervista diceva: mio padre era un bravissimo sassofonista, però siccome c'eravamo noi figli e aveva la famiglia, non ha voluto fare il sassofonista professionista perché avremmo fatto la fame. E quindi ha deciso di fare un lavoro che non gli piaceva pur di mantenere la sua famiglia. Però poi è successo che lui ha perso il lavoro e noi siamo finiti in una roulotte. Lui ha vissuto 2 anni in una roulotte, Jim Carrey. Allora a quel punto gli è scattata una cosa, lui diceva, mi è scattata questa reazione. Se mio papà non ha fatto quello che gli piaceva per non finire in una roulotte, ci è finito lo stesso, allora tanto vale che io faccia quello che mi piace. Perché così, se devo finire nella roulotte, almeno ho provato a fare quello che mi piaceva. Allora, adesso Jim Carrey ha dichiarato che lui chiede 20 milioni di euro a film per decoro, per dignità. Cioè, per, come posso dire, per etica. Dice, ne potrei chiedere anche 100, ma ne chiedo 20. Quindi, per dirvi, appunto. Poi, sono casi eccezionali, magari. Però vedete, come a volte buttarsi, rischiare, non abbiamo niente da perdere alla fine, tutti, me compreso. Come se risponde a chi fa quello che ti dico io, non guardare quello che faccio io. Non ho capito. Vabbè, dottore, una buona serata e grazie. Prego, prego. Ti l'ho scritto, ma mi dice che non posso mandare messaggi, poi fammi sapere poi. Sì, devo accettare io, eh. Ho i messaggi filtrati, se no me ne arriverebbero, penso, 500-600 al giorno e non farei in tempo neanche a leggerli tutti. Di solito accetto quelli che hanno l'immagine del profilo, che insomma, che salutano con, come dire, salutano con educazione, che dicono buongiorno, buonasera e insomma, ecco, quello mi interessa. Ecco, soprattutto l'educazione, quello mi interessa. Le persone, diciamo, do un'occhiata a dei messaggi, se vedo che non sono educati, cancello. Ecco, comunque non sono in grado nemmeno di dire buonasera, ecco. Tipo, ho questo problema, mi può dare una mano? Ma che cazzo? Saluta almeno. Mauri dice: buonasera Camion Vela Messina, sono nuova di Cielo Salva, mi interessano i consigli che dai. Bene, bene, bene. Andate anche sul mio canale YouTube che ce ne sono tanti altri. YouTube l'ho iniziato prima. Mauri dice: buonasera dottore, da cosa può dipendere non sentire l'emozione? Un tempo vivevo solo di quello. Può dipendere dai traumi? Se è una domanda, sì. Chiaro, chiaro che sì. Claro che sì. Se un tempo viveva solo di quello, adesso è chiusa completamente, ma magari c'è la via di mezzo, arriverà anche all'equilibrio. Ti ho mandato il mio numero, ho fatto bene o non funziona così?
No, no, poi vado a vedere, Angela. Sicuramente devo accettare io non il numero. Quando mi scrivono le persone, mi arriva il messaggio e mi dice accetti il messaggio. Quindi io lo vedo il messaggio, però dall'altra parte l'altro non capisce se io l'ho visto o no. Poi se lo accetto, allora rimane come visto e quindi possiamo chattare. Elisa dice: buonasera, grazie per i suoi consigli, mi hanno aiutato tanto. Bene, come si fa a riavere di nuove emozioni? Beh, bisogna buttarsi un po' nell'avventura, nelle cose nuove. Ecco, avere un po' di adrenalina, fare quello di cui abbiamo paura. Una persona demotivata. Come si fa a motivare una persona demotivata? Anche quella persona deve essere aperta a farsi aiutare, se no ha voglia che. Cioè, è come parlare con un muro. Come amarsi in prima persona? Saper dire no. C'è una series che è in approvazione su TikTok, è un video che ho fatto, farò una serie di video proprio come una serie TV, dove spiego come imparare passo passo a dire no. E quindi quel video credo dovrebbe costare intorno a 1,99 euro, 2,99 euro, non mi ricordo. È qui in vendita su TikTok. In più c'è anche la series che dice qui la mente ci inganna, cioè la nostra mente ci fa vedere cose che spesso non ci sono e crediamo che quella sia la realtà. Schickalter dice: prego Mauri, sei molto saggio, è un piacere sentirla, parlare mi rilassa. Grazie, 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 sono contento. Camion dice: dottore, soffro di panico, se mi scrivi in privato magari ti posso aiutare. Oh Eleonora, buonasera dottore, le novità mi spaventano. È una cosa anche naturale che spaventino le novità, poi invece diventa piacevole, perché la novità ci permette quando l'affrontiamo di lasciare andare, cioè come se si allargasse uno spazio dentro di noi. Prima siamo tutti chiusi, poi piano piano questo spazio si allarga e quindi la novità ci permette di acquisire consapevolezza. Per cui se avete paura di qualcosa fatela, vi dico sempre questo. Ok, Rosalba dice, prego Leonor, come fare ad apprezzarsi così come si è? È una bella domanda, però si può fare. Bisogna smettere di criticarsi, di giudicarsi, bisogna sospendere il giudizio e lo dobbiamo fare anche con gli altri. Devo andare, sempre un piacere ascoltarla. Buona continuazione a tutti. Ciao Natalia. Grazie, dice, è stato un piacere ascoltarla. Buonanotte. Fra poco mollo anch'io. Comunque sono contento che siate tutti qua. Buonasera Antonella. Anche alcuni medicinali possono influire sull'appiattimento emozionale? Sì. Dice, da quando seguiamo le sue live, dice Natascia, ci siamo evoluti mentalmente, grazie, elevati, grazie, 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 sono contento. Come faccio a superare un lutto materno e togliersi le fobie di ammalarsi? Questo devi fare un lavoro su te stesso, scrivimi in privato. Verissimo, scrive Fortunato. Beh, grazie, che vi devo dire. Buonasera, Cuore Allegro. Oh, che bel nickname, Cuore Allegro, mi piace. Doc, ho mio padre in fin di vita da giorni, mi sento in uno stato ansioso. Beh, è una cosa abbastanza naturale, quindi. Ok, dice. Lucia, sono sempre calma, ma a volte vorrei esplodere. Cavoli. Ti lascio una serena notte appresso. Un saluto. Ciao, ciao Angela. Grazie, dice Cuore Allegro. Beh, sì, è un nickname così, è bellissimo. Cuore Allegro, caspita. Ce ne fossero. Mi è arrivata una mail privata su TikTok, un messaggio privato. Dove diceva che bello frequentare persone positive. Solo questo c'era scritto, no? Tutti dicono, vabbè, buonasera. Ce le voglio dire soltanto che la vita è bellissima se si frequentano persone positive. Beh, in effetti è così. Però bello, mi è piaciuta l'idea che avesse voluto dirmelo in privato. Maurizio, serena notte, dottore, grazie, a presto. Grazie, grazie, grazie. Io faccio il furbo perché domani mattina sono libero e quindi ho
Grazie per questo bel cuoricino. Salve Ida. E quindi domani sono libero, quindi faccio il furbo. Domani mattina, sono libero, fino a domani pomeriggio non lavoro. Per cui faccio il furbo, domani finalmente potrò dormire, poi dirò, domani dormo fino alle 9, alle 10, alle 7, pum, alle 6 e mezza, tum, e non mi addormento più. Io dice, io lavoro 7 su 7, io diciamo 6 e mezzo su 7. Allora, Giorgio dice, peccato, le persone con un'apertura mentale come la sua siano poche, per la Terra sarebbe un posto migliore. Grazie, mi viene in mente una canzone dei Pooh che diceva: se il mondo assomiglia a te, non siamo in pericolo, ma tra simili ci si riconosce. Quando finisco dal lavoro mi arriva sempre l'angoscia, perché è bella. Senti il vuoto, non hai nella tua vita qualche cosa che ti entusiasma, evidentemente, forse il lavoro non ti piace neanche. Complimenti per i video. Oh, grazie. Allora, Franci, ti devo chiedere scusa io. Allora, gentilmente, resti ancora con noi, così piacevole ascoltare. Allora, Franci, io ti devo chiedere scusa perché tu ogni tanto mi mandi dei video, poi io li vedo, poi dico, poi le rispondo, poi succedono altre cose durante la giornata e me ne scordo. Quindi non è che non ti considero, è che proprio, vedi, ora che mi hai scritto mi è venuto in mente. Però ti chiedo scusa perché veramente non mi dimentico e poi. Anzi, grazie per quei video che mi mandi. Ah, ok, tranquillo, Doc. Sì, infatti, guarda, ti vorrei ricordare adesso, poi mi prendo 5 minuti e le rispondo alla Francesca. E poi invece succede tutt'altro e io poi mi dimentico, poi me ne mandi altri. Di cui gli dovevo rispondere anche l'altra volta. E poi non ti rispondo nemmeno la seconda volta. Ah, pure a lei, saluto dalla Svizzera. Tranquillo, siete tutti in gamba. Bene, grazie. Saluti dalla Svizzera. Oh, allora, Vighez, Svizzera francese o Ticino? Io sono a Vienna, quindi potremmo parlare in tedesco. Beh, grazie, Franci. Quindi a breve uscirà un'altra series che su Saper dire no. Quindi faccio dei video con dei contenuti particolari che sono a pagamento, ma costano veramente delle cifre piccole. Uno costa 1,99 euro, un altro costa 8 euro. Insomma, comunque sono dei contenuti particolari più, che vanno più in profondità. Oh, get good, danke, und Ihnen. Sehr gut, danke. Selbst. Oh. Antonella dice: buonasera prof, mia figlia ha bisogno che gli mandi la tua energia positiva per guarire. Guarire da cosa? Non mi ricordavo che cosa c'ha l'influenza. Dice Lucia: doc, ex tossico da tanti anni, ma sembra la ricerca di un eccesso. Wir sprechen im Trentino. Oh, spezieller Mensch, danke. È indisposto, va bene, guarirà, tranquillo, gli mando il mio fluido, le mando il mio fluido. Fa una bella domanda Rosalba, perché la gente non sa più chiedere scusa? Oh, Italy, schöne Grüße. Schöne Grüße aus Wien. Bella domanda, allora per un po' rispondo a questa domanda di Rosalba, eh. Dice, perché la gente non sa più chiedere scusa? È una bella domanda perché ci avevo pensato anch'io qualche tempo fa, lo sapete in che situazione? Ci avevo pensato, perché, non so se vi ricordate, sicuramente, qualche anno fa ci fu la storia di Brembate, lì, come si chiamava, Yara Gambirasio, dove lui era stato incastrato, Bossetti o Boschetti, non mi ricordo come si chiama, non seguo tanto la cronaca, ma che mi angoscia, con la prova del DNA. E lui continua a proclamarsi innocente anche dopo anni. Però tanti casi di cronaca importanti nazionali sono finiti così, dove le persone sono state condannate, si sono proclamate innocenti, non hanno mai confessato. È un po' come, perché confessare è un po' come chiedere scusa. Quello che mi è sembrato di capire è che c'è una società che va verso l'individualismo e quindi verso l'indurimento.
Cioè, le persone diventano più chiuse, più dure, quindi si fa anche più fatica a confessare. Almeno questa è la mia idea. E quindi in proporzione si fa anche più fatica a chiedere scusa. Credo, almeno questa è l'idea che ho io. Però è una bella domanda, complimenti. Ich liebe Italien, schöne große Annalen. Danke Elvis, danke, danke, danke. Dice Antonella, dice, posso rispondere a queste domande perché la gente è montata e si sente nel giusto. Ancora un tasto sul PM, ah, il pubblico ministero dice Luca ha riaperto il caso, quello di Brembate, dicevi. Poi c'è anche quello di Erba lì, che c'è una iena che sta facendo un'inchiesta. E lì anch'io sono convinto che non siano stati loro due. E quindi ho tutta un'idea mia, però insomma ora non parliamo tanto di queste cose. Cuore Allegro dice, bella, io ho imparato a chiedere, per quello sei al cuore allegro, perché hai imparato a chiedere scusa e ci si sente meglio. È liberatorio chiedere scusa. Quando si chiede scusa? Ah, cioè non dobbiamo più mantenere un cavolo di personaggio, che fatica poi recitare. Recitare è una fatica, lo devono fare gli attori professionisti. Ma nella vita recitare un personaggio che non siamo è faticoso, è fonte di depressione, di angoscia, di ansia, di paura. Invece quando uno è se stesso, dice, guarda, sono questo, non vi vado bene. Va bene uguale. Vabbè, io sono arrivato a questo punto. Se non ti vado bene, va bene uguale. Vero, liberatorio, dice Floriana, giusto cuore allegro. Di orgoglio, dice Rosalba. La Francia dice, Doc, devo cambiare le leggi, ogni giorno c'è un crimine. Sì, ma non solo questo, Franci, bisogna andare anche un po' a monte. C'è un vuoto educativo enorme, perché ormai le persone sono diventate, come dire, non persone, ma clienti di qualcosa. Quindi tutte le multinazionali, anche industrie, aziende, ci hanno preso come dei numeri e dire ok, cosa gli possiamo vendere? Verso dove li indirizziamo? Perché poi le masse si fanno indirizzare facilmente. E quindi succede che non c'è più ascolto alla persona in sé, ma c'è un ascolto a dire cosa gli posso fare comprare? Se voi vi cercate una cosa su Google, quando andate sui social, vi arriva in pop-up di tutta quella roba che avete già cercato. Quindi noi siamo dei consumatori, non siamo più persone. E quindi io lo vedo, salgo sul tram la mattina, qualche volta salgo, conto le persone che hanno il telefono in mano e le persone che vanno fuori. C'è un rapporto di 1 a 10. E quindi mi chiedo, ormai stiamo vivendo in un mondo che non è più quello reale. Qualcuno guarda dal finestrino, ma tutti appena 2 minuti subito tirano fuori, sono tutti lì così. E lì scorrono un botto di miliardi per queste aziende. Perché lì è come andare sempre in un centro commerciale. C'è sempre qualche cosa da vedere, da comprare, eccetera. Poi è chiaro che è anche bello comprare qualcosa di utile per noi, che ci fa stare bene, anche un bel vestito, un bel libro, anche una bella series, come qui su TikTok dei miei video, però per dire, ora, a parte gli scherzi, ma quindi siamo diventati dei consumatori, quindi per loro, per le multinazionali, siamo una massa informe che si può indirizzare, ecco. Per strada a piedi ti vengono addosso. Quanto è vera questa cosa? Quanto è vera? Mi è successo più volte. Mi sono venuto a sbattere e non mi hanno chiesto neanche scusa. Poi io, ormai ho 53 anni, mi sono, diciamo così, calmato. In altri tempi sarebbero volati due calci in culo o uno sganassone come minimo. Ecco. Azalea dice, come faccio a parlare con lei in privato? Mi puoi scrivere, Azalea? Mi scrivi, vai sul mio profilo, c'è scritto messaggio, ci clicchi sopra e poi mi scrivi. A me spaventa soprattutto per i ragazzi questi maledetti cellulari. Sì, perché non si capisce poi la differenza che c'è tra magari uccidere una persona virtualmente, tipo in un videogame, e la realtà. Anche se secondo me, perché a volte pure la società ci ha costretto a lavorare molto per tutta una serie di bisogni indotti. Quindi una volta la famiglia monoreddito comprava le case, ora con due redditi normali non ci riescono. E quindi dovendo lavorare babbo e mamma tante ore, i figli sono, come dire, gli educatori sono, quando va bene, la babysitter, oppure li mette, ah, ci ho tenuto mio figlio davanti al telefono quell'ora così non ha rotto le palle. Cioè, boh, io quando sento queste cose un po'
Non rabbrividisco, ma. Allora, Coralego dice: non ci si guarda più negli occhi. Beh, sì, non ti guardano più negli occhi. Una volta guardarsi negli occhi era anche fonte di imbarazzo, no? Dice: oddio, chissà cosa ha visto, oppure gli piace o non gli piace. Oggi li vedi proprio, te potresti essere Brad Pitt, non è il mio caso, purtroppo. Potresti essere Brad Pitt, ma la gente non ti guarda proprio più, ma proprio niente, non ti guarda più. Buonasera Patrizia. Quindi, cioè, sei bello, sei brutto. E poi ho visto che molto, io abito vicino al castello di Belvedere qui a Vienna, ce l'ho a 200 metri da casa. Quando vado al castello, nessuno si ferma a guardare il castello. Sono tutti lì a farsi i selfie, lo vedo col castello dietro, magari per Instagram, oppure si fanno fare la foto dall'amica e si mettono tutti nella stessa posizione, no? Tutte così, una cosa veramente raccapricciante, però insomma, ognuno poi fa quello che vuole. Mi voglio augurare che insomma queste persone possano anche vivere oltre a farsi i selfie per Instagram. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, assolutamente. Floriana dice: Doc, non ci si conosce più di persona, ma solo attraverso i social. Che peccato. Allora, i social potrebbero essere un vantaggio se noi, questi che siamo in questo momento in questa live, ci potessimo trovare di persona poi dopo un po' tutti da un'altra parte. Ecco, allora quello mi piacerebbe. Allora, lì il social avrebbe un vantaggio. Ma se io invece ti dico che sono un alto 1,90 m, col fisico scolpito, faccio il chirurgo plastico e sono single, poi non è vero, non ti posso incontrare perché faccio una figura di merda. Per cui sarebbe bello invece che noi, questi 46 che siamo adesso online, potessimo incontrarci in una piazza d'Europa, boh, dire va, ci troviamo a Berlino tutti insieme, stiamo 2 giorni a Berlino. Ecco, quello sarebbe, allora, lì avrebbe un vantaggio il social network, altrimenti no, a Roma, ecco. Sette Bello dice: sono pieno di sensi di colpa, faccio fatica a vivere. Allora, il senso di colpa non serve a un cazzo, però è chiaro che se uno ce l'ha, vuol dire che qualcuno te l'ha messo addosso. Quindi, Sette Bello, scrivimi in privato così ti posso dare una mano. Sì, ci sto. Beh, Roma, insomma, però siamo 48 persone online. Bisogna trovare il giorno. Poi. Perché vedete, allora, al lavoro, dove lavoro io? Perché io lavoro pure con qualcuno di voi che è collegato lo sa. Io lavoro con una grande multinazionale austriaca e vedo che tutti i ragazzi che ora hanno tra i 20 e i 30 anni che lavorano con me, quindi sono il loro capo teoricamente, cosa fanno? Una volta tu adattavi la tua vita agli orari di lavoro. Adesso, quando esce il Dienstplan, cioè quando esce il, come dire, gli orari di lavoro, quando escono gli orari di lavoro, perché poi c'è da fare la trasferta negli Stati Uniti, poi c'è da andare in Giappone, poi. Le persone cosa fanno? Non è che dicono, ok, c'è da fare la trasferta a Singapore, allora va bene, una settimana so che devo andare a Singapore. No, dice no, ma io a Singapore non posso venire perché? Cioè, come a Singapore non puoi venire? Il tuo lavoro, cazzo. Cioè, adattano il lavoro alla loro vita privata. Questo, ho visto questo cambiamento rispetto ai miei tempi. Corallegri diceva anche Vienna. È bella, sì. Dottore, anche io vorrei fare la stessa cosa insieme. Sì. Per cui è così. Quindi adattano la loro vita privata al lavoro. Poi se qualcuno gli dice no, guarda che te a Singapore ci devi andare lo stesso a lavorare. E poi mandano il certificato medico. Quindi uno dice vabbè. E poi dopo 3 volte li licenziano. Che ce ne sono stati diversi che alla terza volta il certificato medico l'hanno licenziato. Che allora vuol dire che lo fai apposta. Per cui, ecco, questo sto vedendo, che adattano la loro vita privata è più importante del lavoro. Quando invece, insomma, il lavoro è importante, perché insomma, è anche una bella esperienza lavorare con le persone, con, almeno io il mio lavoro lo vivo così. Per cui, ecco, non capisco. Io dice stasera sono veramente male. Beh, mi dispiace, ma. Scrivimi in privato, magari possiamo vederci online, come dire. Però è chiaro che il mio lavoro è quindi è ovvio che insomma dobbiamo fissare un appuntamento, eccetera, eccetera, ti posso aiutare in questo senso.
Per cui allora alle 22:50 vi saluto e chiudo la live, quindi fate tap tap sulla live, condividete. Doc, io già le ho scritto per email, Rosa. Quando mi hai scritto? Perché una rosa non mi è nuova. Quando mi hai scritto? Ora o l'altro giorno? Non mi ricordo, sai? Che non mi è nuovo questo rosa. Mi hai scritto ieri forse, ora non mi ricordo. Settimana scorsa. Ah, sì, adesso sì. Paoletta scrive buon, manca qualcosa, Paoletta. Ciro dice: buonasera dottore, ti ringrazio per i consigli, prego. Per un consulto. Ah, sì, ma hai detto che mi farei sapere o qualcosa del genere, non mi ricordo. Sì. Ti ho risposto, sì, che ti ho, mi ricordo che ti ho risposto. Azalea dice: al giorno d'oggi i ragazzi non hanno più voglia di lavorare, ringraziamo sempre i genitori. Sì, io ho letto una statistica dell'Italia che era abbastanza, come dire, se è vera, è abbastanza, come dire, complicata. Diceva che mi pare più del 30% dei giovani tra i 18 e i 25 anni non studia e non lavora, non fa niente. Poi magari lavorano a nero, questo non lo so, però. Buonasera, la seguo molto, mi ha tanto aiuto. Grazie, user. Quindi per cui è cambiato proprio il modo di affrontare il lavoro. Quindi magari non sarete d'accordo, ma io ho fiducia nel. No, assolutamente. Allora, io sul lavoro conosco, vediamo, ve lo dico subito. Allora, una ragazza di 21 anni che è molto molto brava, ma ragiona come una di 30 già, cioè una ragazza proprio veramente eccezionale. Ecco, quindi ci sono, non è che sono, bisogna fare tutta l'erba un fascio, se no facciamo come i nostri genitori che parlavano male di noi ai loro tempi. Però ho visto che per la maggior parte purtroppo adattano la vita privata al lavoro, quando dovrebbe essere il contrario. Oppure ho conosciuto dei giovani che mi hanno detto io non ho voglia di viaggiare. Vabbè, sono scelte, però io, per me questa cosa è incomprensibile. Allora, perché le brave persone perdonano sempre anche se sanno che le persone non cambieranno? Beh, io dico, perdonare. Allora, anche il discorso del perdono è un discorso complesso. Perché il perdono è. Allora, se tu mi hai fatto male più volte, io ti posso perdonare, ma questo non vuol dire che io ti permetto di farmi ancora del male. Per cui, ti perdono in che senso? Quando ti penso non provo più dolore. Quindi vuol dire che ti ho perdonato. Ma se non c'è un cambiamento reale da parte tua di sentimento, che io capisco e lo sento e lo percepisco, non ti permetto più di farmi del male. Quindi ti posso anche allontanare, però ti ho perdonato. Per me è questo. Quindi dice, si può perdonare ma non dimenticare. Il perdono è la virtù dei forti, ma non si dimentica. Esatto, non dimenticare in questo senso. Cioè io non mi dimentico che tu mi hai fatto del male e potresti rifarmene perché non sei cambiato. E allora ti allontano. Però ti ho perdonato perché ti penso e non. Il tuo pensiero non mi fa arrabbiare, non mi fa angosciare, oppure non mi fa venire voglia di avere una rivincita nei tuoi confronti. Questo per me è il perdono, ma è una cosa assolutamente personale. Ognuno ha un suo concetto, il mondo, ognuno ha la sua visione della realtà, non esiste una realtà per tutti. 2 minuti ancora e chiudo la live. Mi raccomando, acquistate la Series che c'è, è un video molto particolare che ho fatto con dei contenuti particolari sugli inganni della nostra mente. Ne ho fatto un altro che è in approvazione, non lo so se sia stato già approvato. Che appunto è sul imparare a dire no, che ci salva la vita sostanzialmente. Dice sì, basta avere la serenità interna. Ok. Fino, buonanotte a tutti, spero di partecipare ancora. Buonanotte, grazie Doc, buona serata. Buona serata Floriano. Sì, anch'io vi saluto, anche se domani mattina sono libero, quindi.
Penso e spero di dormire fino alle 8, poi vado a fare una bella corsa, poi dopo penserò a qualche altro video e poi dopo vado quando il dovere del lavoro mi chiama, ecco. Buonanotte, tocca alla prossima, buonanotte Rosalba, buonanotte Domenico, buonanotte Corallegro. Dottore, le auguro con tutto il cuore una buona vita, a lei e a noi, a tutti noi una buona vita, certamente, buonanotte Natascia. Quando sarà la prossima live? Allora, ti dico subito, domani no. Giovedì, aspetta che vediamo. Sto guardando, addirittura devo guardare l'agenda per fare le live. Pensate come sono conciato. No, giovedì non posso. Nemmeno venerdì e forse sabato. Forse sabato. Che giovedì nemmeno, no. Allora, sabato sera credo di poter fare la live. Se voi siete in giro a divertirvi, buon per voi. Io sabato sera faccio la live. Sabato sera alle 21:30 faccio la live. Se siete nei ristoranti a divertirvi, buon per voi. Però Rosalba dice: speravo di fare sogni belli. Ok, grazie, ci sarò. Allora me lo scrivo, sabato, così me lo ricordo. Sabato sera live alle 21:30 qui su TikTok. Allora vi abbraccio tutti, vi saluto, vi auguro una buonanotte e vi auguro che i vostri speriamo diventino ce l'ho fatta. Buonanotte Filomena, buonanotte Giun, non t'avevo visto entrare Giun, saluti, saluti, saluti. E un abbraccio e buona serata a tutti. Ora Nico Nicole, Fortunata pure ci saluta, Paola sta partecipando, ma buonanotte Rosalba. E boh, ora che c'è un po' di tempo prima di andare a letto, che aspetto mia moglie che esce dal lavoro, stampo un altro video, vediamo cosa mi viene fuori, non so l'argomento, però qualcosa verrà fuori. Buonanotte ragazzi, ciao a tutti.